Ehi la ciurma, io sono Mazzatesse e benvenuti su questo video su Fable Fortune. È di nuovo un video recensione, siamo su Fable Fortune che è un gioco di carte collezionabili che adesso vi andrò a mostrare. Scusate se forse il video sarà un po' più corto, sarò un po' preso male, ma sappiate che mi sono messo 2 ore e mezzo fa per fare questo video, ma ho avuto un sacco di casini con dei driver USB per cui ho dovuto resettare il sistema. Insomma, partiamo, va che è meglio. Allora, Fable Fortune è un gioco che non è ancora disponibile. Questa qua che vedete è un'anteprima, una fase closed alpha, che è disponibile solo per poche persone, tra gli sviluppatori e le persone che sono dette a recensirlo. Io sono uno di questi, sono contento di ciò. Il progetto è un gioco di carte collezionabili basato sul mondo di Fable, quindi immagino che conosciate il gioco Fable, gioco di ruolo sviluppato per conto di Microsoft, di cui ultimamente Microsoft si è sbarazzata e ha chiuso definitivamente i lavori per il prossimo capitolo. Partendo da questo spunto, allora è nato Fable Fortune. Si tratta di un gioco basato molto sull'atteggiamento, lo stampo diciamo mentale di Hearthstone. Hearthstone, se conoscete, è il free to play della Blizzard che ha spopolato un sacco, è andato un sacco di moda soprattutto lo scorso anno. Allora, qua possiamo comprare appunto dei nuovi mazzi di carta e dei mazzi di carta, aprire i mazzi di carte che abbiamo. Io di base con la open beta ho 40 pacchetti di carte che posso sbustare, diciamo spacchettare, guardate un fracco di pacchetti, ma andremo magari a vederlo dopo. Se ne possono comprare altri, nella animazione non finisce più. Ok, ho un sacco di pacchetti da sbustare e qua invece c'è il cassetto diciamo con le carte. Tra l'altro le animazioni sono un sacco carine, mi piacciono un sacco, può avere davvero del buon potenziale questo. Sembra ben fatto, l'unica cosa che bisogna sperare è che raggiunga la quota su Kickstarter, perché altrimenti non so che cosa riescano a sviluppare. Su Play andremo a fare una partita esemplificativa. Manager il caricamento. Abbiamo 4 opzioni. Un PvP e 2 PvP strutturati in modi diversi. Questo qua invece è una co-op challenge. Il problema è che non sono ancora riuscito a provare i PvP e la co-op challenge, perché essendo una closed alpha c'è pochissima gente online, quindi è rarissimo trovare qualcuno online. Magari a quest'ora potremmo avere più successo perché è sviluppato negli Stati Uniti, quindi ora sto parlando verso pomeriggio inoltrato, quindi là saranno svegli di sicuro, quindi può darsi che ci sia qualcuno, ma non è detto. Mi sono allenato più che altro sulla fase training, che andremo ad affrontare anche adesso. I mazzi base, che poi sono modificabili, se ne possono creare altri, sono questi 6 tipi che troviamo: alchimista, lo scavatombe, il cavaliere, il mercante, il profeta e shapeshifter, non so cosa sia, però è una sorta di maga. Hanno ognuno delle abilità differenti. Ora, per causa di un bug per cui non posso mostrarne uno e uscire, ne sceglierò uno e andremo su quello. Io andrei sul cavaliere, per ora ho provato questi 4 e mi sono trovato meglio con il cavaliere per ora come stile di gioco. Qua dà tutte le informazioni. Il potere del cavaliere è di evocare un soldato 1-1 che è un paesano, ecco. Queste qua sono tutte le abilità. Questa qua è una carta speciale che esce in determinati casi. Queste sono le carte che ha, con ordinati per il vario potere. Queste costano 1, Fluffy Cat, eccetera eccetera. Ci sono degli incantesimi, come potete vedere questo Knighthood è un incantesimo. Fluffy Cat invece è una creatura che ha un tot di attacco e un tot di difesa, 2-1. Allora, andrei subito a giocare. L'avversario è un avversario standard pensato per questo tipo di training, che parte avvantaggiato ma alla fin fine non è per niente difficile da sconfiggere in modalità normale, almeno da quello che ho potuto verificare io in questo caso. Allora, ho avuto un calo enorme di FPS, spero che non mi
non vado troppo a scatti, vedo il contatore dei frame un po' bassino. Allora, abbiamo delle quest, diciamo, che possiamo sbloccare. Io con questo mazzo credo che andrei su spendi 12 di oro. Sì, ci sta. Vi spiego solo tra un attimo perché voglio prima capire come. No, no, teniamo tutte, ci sta. Allora, in pratica all'inizio ci danno, c'è una possibilità tra tre quest che cambiano in base al tipo di partita. In training sono quelle tre e possiamo sceglierne una delle tre. Se raggiungiamo quell'obiettivo ci viene data una carta e il nostro eroe aumenta il suo potere. Il nostro mana è questo forziere, iniziamo con 3 di mana e andrei a giocare una carta da 2 possibilmente tenendola in difesa. Sì, forse sì, oppure ne gioco anche una da 1, non lo so. Perché se la tengo in difesa mi muore, no? Io direi che di giocare anche una così. Per collocare una carta in difesa, diciamo, come quello che è in Magic è il tap, bisogna spendere uno di mana, diciamo, una moneta. Che è questa qua, Guard. Quindi per mettere uno a guardia bisogna pagare la moneta qua e poi selezionare quello da porre in difesa. Come lui, per esempio, vedete questo qua che ha questa rocca forte violetta, vuol dire che è stato posizionato in difesa. Lui, come potete vedere, parte con 10-10, ha delle abilità sue peculiari, una che infligge dei danni al costo di 0 e l'altra non mi ricordo. No, mette in difesa a costo 0 e infligge danni a costo 2. E sta per scadere il nostro turno, non faccio end turn perché così posso spiegare un po' più cose. E altra cosa, all'inizio appunto ci ha chiesto se scartare oppure no delle carte. Dalle 4 che peschiamo all'inizio possiamo sceglierne quante scartare e sostituire. Le creature attaccano e difendono un po' alla Hearthstone, nel senso che i punti vita non si resettano alla fine del turno, restano quelli. E il punto attacco va a scalare, quindi lui è andato a seccarmi l'altro con la carta che aveva evocato. Allora, quello non mi interessa molto perché un più uno su delle carte così scarse non mi piacciono molto. Potrei fare un Fluffy Cat, che comunque non è malaccio, e un Rat Catcher. E mi resta ancora uno con cui potrei mettere qualcuno in difesa. Potrei mettere tipo. Potrei mettere lui in difesa. Vorrei attaccare lui, ma non posso. Non posso infliggere danni al padrone, al nemico, che ha 30 punti di difesa, perché questo è in difesa, quindi devo colpire lui prioritariamente. Guardate, se provo a cliccare lui non succede, ma se focusso lui, sì. Il problema è che io ho uno di attacco qua e tre di difesa, vuol dire che lui scenderebbe a 2 e l'altro scenderebbe a 1. Il che non. Vabbè, facciamolo. L'ho indebolito, ma non è cambiato nulla in fin dei conti. Questo ci tiene traccia di quanto siamo nel nostro progresso. Dobbiamo spendere 15, 12 monete, per ora siamo a 7. Lui ha sacrificato quella creatura che gli avevamo indebolito, però ha giocato una creatura discretamente forte che ha messo in difesa. Il fatto che questo, avendo 5 di difesa, sarà lungo da tirare giù. Allora, ogni turno saliamo in su di un mana, come avete potuto vedere, questo è il turno 4, quindi abbiamo 5 di mana. Sono deciso di giocare il Bower Stone Sheriff, che è molto buono in difesa, oppure se giocare qualcosa più di attacco. Quasi quasi sacrificherei qualcuno da giocare più in attacco. Al fatto che se avessi usato questo avrei potuto in seguito usare questo per buffarlo. Evochiamo un paesano allora, visto che ci avanzano ancora dei punti. Yes, my lord. Allora, queste catene qua sono in pratica la Summoning Sickness che c'è in Magic, vuol dire che al primo turno non possono attaccare appena vengono evocate. Io direi che potrei sacrificare un po' di tutto. Allora, questo gli è rimasto uno di vita, quindi andiamo a schiantarlo contro quella. E io direi che mi conviene di più sacrificare un Fluffy Cat che non l'altro.
Ok, e adesso andiamo a fare due danni a lui, visto che non ha più nessuno in difesa. E andiamo a concludere il turno, giochiamo il Bowerstone Bard. E che questo mi... è finito il turno, vabbè. Mi scocciavo usare il +1/+1 su una creatura debole, ecco. Allora lui ha usato un incantesimo per cui mi ha tolto, mi ha inflitto danni all'altro. Rally the troops, your unit gain +1 strength this turn. Ah ok, questo è un incantesimo istantaneo. No, che poi non è istantaneo perché qui non esistono gli istantanei, esistono solo gli incantesimi parlando di magic. La tua unità guadagna +1 di forza questo turno. No, le tue unità, your units. Allora, io farei che se gioco questo però non posso giocare l'altra. Però gioco comunque questo. E con l'altro mana... ah, vedete, abbiamo finito la quest di spendere 12 monete. Adesso ci chiede se fare il buono o il cattivo. Questa è una scelta che è molto basata sulla lore di Fable. Perché come potete sapere i giochi di ruolo di Fable... cioè, come potreste sapere, ma non è detto che lo sappiate, i giochi di ruolo di Fable sono basati su buono o cattivo. Cioè, puoi affrontare e risolvere situazioni sia in un modo positivo che in un modo cattivo, malvagio, ecco. Io sceglierei il buono. Adesso hanno delle abilità diverse. Il nostro eroe cambierà aspetto in base a cosa abbiamo scelto di utilizzare. E metto questo in difesa. E cosa stavo dicendo? E il gioco di ruolo cambia se tu scegli il lato positivo o il lato negativo, il lato malvagio o il lato buono. E così anche riprende questa idea al gioco di carte, cioè se scegliamo il lato buono il nostro potere qua cambierà in un determinato modo, il cattivo in un altro modo. Per esempio io scegliendo adesso il buono ha dato una cosa in più, cioè adesso il medico, il paesano è un medico e ha questa abilità. Non può difendere, però dà a un'unità +1 di vita. Potremmo andare a sperimentarlo adesso quando lo vedremo. Ci sono anche alcune altre carte che variano in base alla nostra, al nostro schierarci, ecco, se siamo buoni o se siamo cattivi. Allora, adesso dobbiamo scegliere la, quest, la seconda quest, perché siamo, abbiamo finito la prima. E direi che giocherei questa, la Lynch Ball League. Cioè dobbiamo giocare tre carte che abbiano più forza che difesa. Pappero, allora, vediamo. Questa qua possiamo anche giocare. Abbiamo 7. Allora, io questo lo giocherei innanzitutto per la quest. Poi giocherei questo. E darei +1/+1 a lui. Così è un 5-3, mi piace. E ce ne restano due. Non so se fare +1 di forza e... ma questo mi sarebbe più comodo in un'altra situazione. A friendly unit in guard. Lui è... sì. Mettiamo lui in difesa e poi andiamo all'attacco. Allora, cerchiamo di uccidere qua. Allora, prima mando allo sfascio quelli più deboli. Così. E attaccherei con lui. Così lo secco, ma allo stesso tempo ho libero quello. Posso attaccare con lui se è in difesa? Sì. Ottimo. E andrei a concludere così. Il mana non utilizzato naturalmente va perso alla fine del turno. Il mana, quindi non è mana, sono monete, però mi viene da chiamarlo mana perché in Magic è mana. Allora, ho delle carte tutte un po' scarsine, nel senso che non sono eccessivamente forti. Ma innanzitutto giochiamo questo con 4-3, non è niente male. E in più ci fa avanzare nella nostra quest. Un'unità guadagna 1 di forza e defletti. Che in pratica defletti è il danno che subisce viene annullato, cioè viene riflesso all'altro, credo, da quanto ho capito. Non so se... no, allora uso questo, uso due per... così evochiamo il nostro
bel paesanello. Ecco, come potete vedere adesso è un medico diverso da quello che c'era prima. Però quando muore dà più uno di vita a un'altra carta. Allora, metto questo in difesa, così ha anche più attacco. Vediamo se riusciamo a tirare giù quello. Fa un fracco di danni. Però allora facciamo... Ah no, lui ha Summoning Sickness. 3-1-4, riusciamo a tirarlo giù con questi. Allora io sacrifico questo tizio qua e il bardo, così da poter infliggere 8 danni a lui. Ok, lasciarlo senza creatura. Ok, questo è tosto. Appena entra in campo dà 3 danni al nemico. Ecco, l'ha messo in difesa e chiude così. Allora, il favorito della folla guadagna più 1 di forza per ogni unità alleata. E le tue unità guadagnano... Allora, quanto ho? 9. Potrei effettivamente giocarmeli tutti e due. Prima quella. Ah, avevo risolto l'altra quest, effettivamente. Allora... sceglierò di nuovo quello, che in pratica mi dà una buona cosa adesso che uccido lui. Perché lo schianterò contro l'altro. Allora, questo lo mando a schiantare qua. Ha dato più uno di difesa a lui. Allora, non so se andare a schiantare questo là. Ma posso schiantare quello là? Sì, l'unica cosa è che poi... Sì, usiamo lui. Dovrebbe deflettere il danno, infatti. Ha parato con lo scudo. Faccio meno danni a lui, ma non ci perdo unità. Che mi sembra discretamente buono. Ok... Allora, cosa scegliamo adesso? Allora, due... io però non ho incantesimi che fanno danno. Quindi direi che faccio di nuovo questa. Anche se non credo che la concluderemo, perché ormai siamo abbastanza a fine partita, a endgame. Posso giocare questo però, effettivamente. Evocare un paesano e... Sì, facciamo così. Poi, giochiamo questo, do 2 di vita a questo, se è un paesano prende 4 di vita. Cioè, 2 di vita e 2 di attacco. Quindi potrei andare, per esempio, a... Ah no, questo ha Summoning Sickness, stupido. Stupido, stupido, stupido. Stupido è chi lo stupido fa. Allora, potrei andare a seccare questa... Così, lui sopravvive. Ah no, dovrei uccidere l'altro. Allora, andiamo questo. Ok. Ora mandiamo lui su di lei. E concludiamo la partita. Ottimo! Beh, non è stato particolarmente difficile. Qua saliamo di livello, ma in realtà è abbastanza fittizio, perché resetta ogni cosa ogni volta che riapre il gioco, quindi non ha molto senso. E abbiamo ottenuto delle carte, 2 blacksmith, 108 di esperienza. Abbiamo sbloccato delle altre carte per essere saliti di livello. E rieccoci qui. Come vi dicevo prima, possiamo andare a esaminare con più attenzione adesso queste componenti, dato che abbiamo un po' un'idea di come funziona il gioco. Ci sono appunto varie possibilità di acquistare dei pacchetti. Un pacchetto solo costa 1000 monete, 5 pacchetti 5000, 20 pacchetti 20000, 50 pacchetti 50000, 100 pacchetti 100000. Il che
non è granché interessante, nel senso che non va a scalare, cioè nel senso che è più conveniente comprarne 100 o comprarne 100 da 1. Però vabbè, finora ci può stare. A meno che non cambi la SOT, 5 core con almeno una rara e una epica. No, no, non cambia. Non cambia un Kaiser. Qua andiamo a sbustare per curiosità un pacchetto di carte, che poi in realtà credo che mi si refillino ogni volta che chiudo il gioco, perché l'altra volta ne avevo aperto uno. Lo mettiamo qui, guardate, questa grafica mi piace un sacco. C'è tutta l'animazione, trullalero trullalà. Allora io farei che... Ok, cliccare, apre là. E c'è un Mage Hunter, ok. Poi clicchiamo di nuovo, pozione della giovinezza. Medico di battaglia. Colin MK2. E adesso c'è quella centrale, che di solito è quella più rara. Potentissimo, da 10 però. 8 e 8. Morbid Arcanist. Ok. Costa 1 in meno per ogni unità che è morta questo turno. È molto interessante sta carta. E niente, questo è lo spacchettamento. Come vi dicevo all'inizio, il gioco è in closed alpha perché è un progetto in corso su Kickstarter. Potete trovare il link in descrizione del progetto Kickstarter di questo gioco. È un gioco molto carino. Il progetto Kickstarter, tra l'altro, sta chiudendo, per quello ho fatto anche il video abbastanza in fretta, perché mancano più o meno 2 settimane, probabilmente, quando pubblicherò questo video. Se siete interessati a Fable, se siete interessati ai giochi di carte, se questo è un gioco che vi potrebbe piacere, perché non provare a sostenere il progetto Kickstarter? È un gioco bellino, soprattutto se vi piace il genere, diciamo, Magic, forse più che altro Hearthstone. Niente, nel link in descrizione potete trovare un sacco di informazioni, naturalmente è tutto in inglese là, però spero che voi sappiate masticarlo un po', se siete interessati. Boh, speriamo che possa proseguire, perché a me non dispiacerebbe per niente provare a fare magari qualche partita ulteriore, qualche magari campagna, qualche PvP o qualche co-op. Vedremo in futuro, o speriamo che vada a buon segno. E questo è quanto. Io vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto, a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora già fatto. E vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!